27 gennaio 1945. La 60ª armata del generale Kurochkin del primo fronte ucraino varca le porte del campo di concentramento di Auschwitz, trovando 7.000 prigionieri ancora in vita e 8 tonnellate di capelli umani imballati e pronti per il trasporto. Il primo barlume sulla verità degli errori che vennero successivamente scoperti. Dal 2005 il 27 gennaio rappresenta il giorno della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto. Come ogni anno, Faenza celebra la ricorrenza nel tempietto della memoria sul lungo fiume Amalia Fleischer. Dopo la deposizione della corona di fiori in ricordo dei caduti, le parole del sindaco Giovanni Malpezzi e del professor Cesare Moise Finzi a rappresentare la comunità ebraica sono stati i bambini della scuola primaria Carchidio a ricordare attraverso alcune letture la deportazione e lo sterminio ordito dai nazisti. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto l'eternità, il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima e i miei sogni che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. Papà, come ti senti? Sapevo che non doveva essere lontano. Bene, rispose una voce lontana, come se venisse da un altro mondo. Cerco di dormire. Cercava di dormire. Aveva torto o ragione? Si poteva dormire lì? Non era pericoloso allentare la propria vigilanza, anche solo per un istante, quando la morte in ogni momento poteva abbattersi su di noi? Riflettevo così, quando sentii il suono di un violino, il suono di un violino nell'oscura baracca dove dei morti si ammucchiavano sui vivi. Chi era quel pazzo che suonava il violino qui, sull'orlo della propria tomba, o era solo un'allucinazione? Doveva essere Giulia, suonava un frammento di un concerto di Beethoven. Non avevo mai ascoltato suoni così puri. Gli appuntamenti dedicati al giorno della memoria continueranno questa sera con l'incontro dedicato ad Arpad Weiss, allenatore scudettato di Inter Bologna, deportato e ucciso ad Auschwitz, insieme alla famiglia. Lunedì 30 con la rappresentazione Se questo è un uomo a cura della terza B della Scuola Europa e martedì 31 gennaio con la proiezione del film Lettera da Berlino al Cinema Sarti. Federico Lega, per Faenza Web TV.